Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Anche questa mattina siamo qui per parlare di un grande fumetto e un grande esordio italiano, perché finalmente questa settimana arriva in fumetteria Void Rivals per Salda Press. E ho un sacco di cose da dire e sì, ho cambiato ancora una volta il quadretto. Oggi abbiamo la variant uscita per il Comic Con di Bergamo, firmata da De Felici, se non ricordo male, del primo numero di Void Rivals, disponibile in questa edizione soltanto in tiratura limitata, disponibile solo al Comic Con e poi anche sul sito Salda Press, ma non più comprabile. E a proposito di questo, effettivamente ho anche delle cosine da dire, perché sto registrando il video prima che il fumetto sia effettivamente arrivato in fumetteria. Anche se probabilmente se oggi fossi andato in fumetteria l'avrei trovato, ma in realtà io l'ho preso con Geeko Shop, credo la variant, ma anche delle edizioni ne parliamo dopo. E quindi, come l'ho letto io Void Rivals, perché sono amico degli editori e mi hanno mandato il PDF, no, in realtà, ma perché mi sono comprato i 6 numerini in versione spillata, usciti in esclusiva anche questi, però a Modena Nerd. In realtà, lo ribadisco, devo ringraziare Steve di Comic Society che se li è andati a comprare e li ha comprati a Geeko Shop, che poi li ha mandati a me. La mia versione del volume non so quando arriverà, perché non gli ho detto di spedirmela appena gli arriva, perché mi sembra inutile. Tanto la storia me la sono già letta tutta e probabilmente se avete visto il video acquisti di questa settimana sapete anche quando, ma ve lo ribadisco. Fondamentalmente il primo numero l'ho letto in questa versione qua, quando è uscito. Mi era piaciuto, l'ho trovato interessante, un buon setup per una serie di fantascienza. Dopodiché, quando mi sono arrivati tutti questi 6, ho detto, vabbè, il primo ovviamente non sto a rileggermelo, me lo ricordo. Ciao, vediamo com'è il secondo numero. Ero esattamente in piedi qui, davanti alla colonna infame del disonore dei manga. Mi sono letto il numero 2, poi ho preso il numero 3, poi ho preso il numero 4, poi ho preso il numero 5, e poi mi sono letto il numero 6, sono arrivato alla fine e ho detto, ok, ne voglio ancora, come faccio? E niente, devo aspettare, o mi metto a leggerli in inglese, ma non ho voglia, o tocca aspettare che Salda Press faccia uscire il secondo volume. Ora, prima di immergerci di più nella spiegazione di cos'è, com'è, come non è, parliamo un po' di come arriva in Italia l'Energon Universe, di cos'è l'Energon Universe, e di perché è così bello e così interessante da leggere. L'Energon Universe è il ritorno ufficiale dei Transformers a fumetti, che mancavano da un po' di tempo e che per la prima volta forse sono tornati davvero con dei team creativi all'altezza, con grandi autori a scriverli, grandi disegnatori a disegnarli. E da fan fin da bambino dei Transformers ricordo ancora la mia visione di un episodio delle serie avanzate in cui Commander tornava in vita e poi si sacrificava alla fine dell'episodio rimorendo. Ci rimasi malissimo, mi misi a piangere, una cosa devastante, ma ero piccolo. Ora non piango assolutamente più per le cose emozionanti nelle serie o nei film, proprio mai. Comunque, a parte questo, Void Rivals nasce come serie di fantascienza di Robert Kirkman e Lorenzo De Felici e inizialmente non si sapeva fosse collegata al rilancio dei Transformers e invece lo è un sacco, come vi farò vedere già nel primissimo volume. D'altronde, vedete anche la copertina variant nello spillato. C'è Jetfire o Aquila, per i vecchi fan. In ogni caso, dicevamo, l'Energon Universe funziona fondamentalmente al momento con 3 franchise. Abbiamo Void Rivals, questa iniziativa inedita di Robert Kirkman. Abbiamo i Transformers, scritti e inizialmente anche disegnati da Daniel Warren Johnson. E poi i G.I. Joe, che torneranno anche loro a fumetti, inizialmente con delle miniserie, per poi esordire con una serie regolare che negli Stati Uniti viene lanciata più o meno in questo periodo. Quindi, come li vedremo, fondamentalmente Salda Press fa banalmente i cartonati. Ogni arco narrativo sarà proposto in un cartonato da fumetteria che uscirà ovviamente grosso modo ogni 6 mesi per ogni serie. Sono ovviamente serie regolari per quanto riguarda Void Rivals e Transformers. E quindi quando finiranno? So che è la più grande domanda che oggi tutti si fanno, perché purtroppo si è perso un po' quel gusto di leggersi le cose che ti accompagnano durante la vita. Non si sa, finiranno quando non avranno più successo e quindi la serie verrà chiusa, come succede sempre nel mondo dei fumetti oggi. Speriamo quindi fra tanti tanti anni. In America è già un annetto che vanno avanti a gonfie vele, ci sono miriadi di variant, cosa che abbiamo visto anche un po' in Italia, e io spero vivamente che possa avere un grande successo anche in Italia. Quindi parliamo un attimino di Void Rivals, vi faccio anche dare un'occhiata perché ne vale la pena. Intanto, come vi dicevo, queste sono le variant
uscite in versione spillato solo come iniziativa speciale. Non usciranno poi il numero 7, 8, 9, 10, questi fumetti non verranno proposti in fumetteria, sono usciti così e non li rivedrete più se non li avete già comprati. Per vostro gusto personale vi faccio vedere il fatto che è effettivamente una connecting cover, come vedete ogni numero si collega al precedente e al seguente formando poi un'unica immagine. Alla fine in realtà sono tutti personaggi singoli, ma l'immagine effettivamente forma un unico, diciamo, posterone, ma si possono tranquillamente vedere anche singole, perché appunto non è che si uniscano particolarmente a livello di personaggi, banalmente appunto lo sfondo è unico, ed effettivamente sarebbe un'unica lunga illustrazione. Comunque, Void Rivals si apre appunto con una storia di fantascienza. Abbiamo un astronauta che si schianta su un pianeta, cerca di liberarsi e si troverà ad avere a che fare con un altro astronauta di una fazione nemica. Vengono da due mondi che si odiano, ma ad un certo punto del primo volume, mentre i due litigano ma cercano anche di sopravvivere insieme, troveranno una strana astronave su questo pianeta, una strana astronave che si rivelerà essere il nostro Jetfire, lì da forse un milione di anni, che viene riattivato e che in realtà parte e se ne va abbastanza rapidamente per raggiungere gli altri Transformers sulla loro serie. Ovviamente Void Rivals si concentrerà in particolare sulle vicende di questi due pianeti e quindi uno potrebbe pensare dopo la lettura del primo numero che la presenza dei Transformers è quasi una grossa pubblicità, semplicemente per dire «Ehi, ho questo fumetto che magari nessuno si comprerebbe, ci mettiamo i Transformers così». E invece no, perché andando avanti con i numeri seguenti scopriremo che le connessioni con l'universo dei Transformers sono molto più ampie, a parte che vediamo un po' di quintessenziali, questo è tipo un drone quintessenziale, ma poi ci sono anche quelli veri, ovvero quelli con le facciozze attorno. Personaggi classici della serie classicissima dei Transformers erano un po' i nemici dei Transformers, si sono visti anche al cinema di recente nel film Transformers 1, e quindi no, l'apparizione sul primo numero non è banalmente tanto per, ma effettivamente si sta creando una nuova mitologia dei Transformers che unisce appunto questi nuovi personaggi e che esplora un po' tutte le origini anche dei personaggi collegati. Quindi è questa la parte effettivamente figa che ti fa venire voglia di leggere questo fumetto? Assolutamente no. Intanto abbiamo gli incredibili disegni di De Felici, che a me piacciono un sacco, l'ho sempre apprezzato come disegnatore, ancora Transformers ovviamente, ma soprattutto abbiamo i testi di Robert Kirkman, creatore di Invincible, di The Walking Dead e di tante tante altre storie assolutamente divertenti, che qui secondo me fa un lavoro veramente esemplare. La fantascienza a fumetti non è così comune, raramente si trovano fumetti di fantascienza soprattutto americani e pubblicati da noi. Forse è un genere difficile, forse è un genere che non incontra con facilità i gusti del pubblico, non lo so, però a me piace un sacco leggere di fantascienza e questi primi sei numeri, come vi ho detto, li ho veramente veramente divorati. Senza farci troppi strani spiegoni riesce a creare un world building interessante. Piano piano scopriremo cosa lega questi due mondi, anche se poi in realtà già dal secondo numero ci viene data qualche informazione un po' più importante che nel primo c'era stata quasi nascosta, ma la cosa più curiosa che si apprende già dall'inizio è che effettivamente se i due si odiano e non hanno nemmeno idea di che aspetto abbiano gli esponenti dell'altra fazione, in realtà sono praticamente identici. L'unica cosa che li distingue è la forma della gemma che hanno sulla testa, che è un po' il cliffhanger finale del primo numero, ma tanto è soltanto il primo capitolo di 6. Ovviamente ancora non sappiamo perché esattamente sia accaduta questa cosa, ma sono curioso di scoprirlo. E piano piano comunque vengono svelati tutti i retroscena che hanno probabilmente portato alla situazione attuale. Devo essere sincero, era parecchio che non mi capitava comunque di leggere un volume intero, in un certo senso così rapidamente tutto di seguito, addirittura in piedi, e di mio non posso che consigliarvi di provarlo. E a questo punto ti tocca parlare un attimino di come leggere Void Rivals, direi. Diciamo che Saldapress non si è limitata nella proposta editoriale e quindi c'è fondamentalmente una versione per tutti. Ora, purtroppo la versione spillata non la faranno. Io, dopo averla letta, ne sarei stato felicissimo, ma purtroppo immagino che a livello proprio distributivo e di prezzo non avrebbe senso, anche perché considerate che ognuno di questi costa 6 euro per le canoniche 21 pagine di storia. È praticamente il doppio di quello che costerebbe uno spillato Panini. Ora, sono variant, sono carine, ci sta. Fosse una serie regolare, effettivamente sarebbe un prezzo un po' altino da pagare.
Poi, per carità, per una serie molto bella, uno magari le spenderebbe anche, poi vabbè, anche le versioni comunque delle copertine sono molto fatte bene, sono albi spillati premium, non sono paragonabili a quelli Panini, ma ovviamente immagino che prendersi il rischio di pubblicarla effettivamente così è un po' troppo. Io non potrei che esserne felice, eh? Sarebbero centinaia e centinaia di variant, avrei lo stesso album in decine di versioni, temo, visto come mi stanno accalappiando con facilità. Comunque, la proposta ufficiale è e sarà soltanto quella cartonata, ma del primo volume ne abbiamo ben 4 versioni. Perché? Abbiamo intanto la versione regolare disponibile in fumetteria, libreria, sul sito Saldapers, sui siti principali di e-commerce, si trova ovunque. Costa 22 euro e vabbè, è l'edizione regolare e non c'è nient'altro da aggiungere. Poi abbiamo l'edizione variant da fumetteria con cover di Daniele Di Nicuolo, costa 25 euro. Ovviamente questa è disponibile soltanto nelle fumetterie vere e proprie. Poi abbiamo la versione variant di Amazon con copertina di Ryan Berry. E devo essere sincero, a livello di art è la mia preferita in assoluto e nel caso foste proprio interessati ad averla, link in descrizione, acquistando da quei link date una mano a mandare avanti il canale. Poi c'è anche la versione ancora esclusiva solo per Saldapress con copertina di Daniel Warren Johnson. E non è finito qua in realtà, perché? Perché acquistando la versione regolare avrete in regalo uno standee di Jetfire, ovvero una sorta di placchetta alta sui 12 cm che sta in piedi perché c'è il cosino che la tiene su. Acquistando la versione variant da fumetteria o la variant esclusiva sul sito Saldapress ci sarà anche una stampa metallizzata, immagino formato comic book, presumo, non lo so in realtà perché non è segnato da nessuna parte, ma mi pare che Francesco di Saldapress avesse detto così. E invece se comprate quella Amazon non c'è niente, perché essendo Amazon ovviamente diventava un po' più complicato fargli una promozione associata. E finito qua? No, in realtà no, perché c'è un'altra cosa ancora di più, e questa lo sa, e questa devo dirlo, non è proprio la mia passione come idea, avrei preferito forse un altro tipo di promozione, ma acquistando in fumetteria o sul sito Saldapress sia la regular che la variant, in regalo vi danno anche la tote bag con il simbolo degli Autobot, una tote bag rossa, la vedete in foto qui vicino a me, in teoria se tutto è andato come deve andare. Di base non sono un fan del comprare i cartonati doppi, mi perdo proprio quella roba che mi piace delle variant, cioè il fatto che le posso appendere, non lo so, non mi ispirano i cartonati doppi, difficilmente ne comprerei due. Comunque, direi che con questo vi ho detto praticamente tutto dal punto di vista editoriale e anche dal punto di vista di storia. Sì, ci starebbe fare una piccola riflessione sul discorso vale la pena fare tutte queste variant. Qui uno potrebbe tirare fuori il solito discorso, ma tu non eri uno che odia le variant, eccetera? No, in realtà le variant mi piacciono. Trovo sia anche normale per un editore spingere un po', soprattutto quando sta facendo partire un prodotto di questo tipo. Ammetto che se si andasse avanti un anno a fare uscire il numero 1 variant della serie con una nuova variant, nuova variant, nuova variant, dopo un po' forse sarebbe un po' tanto. Non che in America non lo facciano con le serie di particolare successo. E resta il fatto che alla fine, per quanto mi riguarda, è come comprarmi un posterino e, bene o male, un posterino di questa qualità, in questa dimensione, se lo compri ad una fiera, difficilmente lo paghi meno di così. Io ho sempre questa idea in testa quando compro le variant, per un motivo specifico. Poi sì, è verissimo che accumularle e basta non ha molto senso, non serve a niente. E magari, se non si ha la disponibilità economica di farlo, sarebbe il caso di non comprarsi una variant e comprarsi un altro fumetto nuovo e leggere di più. Ma questo è, vabbè, il solito discorso. In ogni caso, ben vengano le variant fatte così. Se domani Saldapress dovesse annunciare che farà anche i numeri prossimi in versione spillata o variant solo per le fiere, io temo che li comprerei comunque, perché sono matto e ho questo desiderio di leggermi la serie immediatamente. Ora, io non so se Transformers mi farà lo stesso effetto. Il primo numero ovviamente mi è piaciuto, ma è ovviamente un primo numero e ci vuole un po' di più per capire quanto il fumetto ti prende o meno, e in questo caso devo dire che, ragazzi, io avevo paura che Void Rivals potesse essere un po' una serie secondaria. Io mi sono innamorato di questo mondo e non vedo l'ora di leggere il continuo. Quindi, a questo punto, cosa posso dirvi? Andate in fumetteria, su Amazon, sul sito Saldapress, su Geeko Shop, anche c'è in vendita, che il buon Mattia vi ha fatto tutti i bundle già qualche tempo fa. Compratelo, leggetemelo, poi tornate qua e fatemi sapere se vi è piaciuta la serie, cosa ne avete pensato, se ho preso un abbaglio io, ma non credo, perché sinceramente sono davvero conquistato. E a questo punto aspettiamo un paio di settimane per Transformers, anche se devo vedere un attimino come farò a leggerla, ma un modo lo troviamo. Quindi direi che con questo è davvero tutto.
lasciatemi nei commenti un'auto bot, così so che avete visto tutto il video. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, c'è Telegram, gruppo che parlano i fumetti, canale con notifiche, canale con offerte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!